Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un video un po' chiacchierato, diciamo così. Chi mi conosce e anche chi frequenta questo canale da un pochino di tempo sa che io sono laureata in scienze ambientali e che ho sempre avuto un po' il pallino di riuscire a portare anche in minima parte la tematica ambientale, la sostenibilità ambientale, anche qui sul canale. Quindi quando ho visto il video di Roxy, che vi lascio in descrizione insieme ad altri video da vedere, in cui spiegava questo progetto, ho pensato di cogliere la palla al balzo e di parlarvene anch'io. Di cosa si tratta? Il progetto Little by Little è un progetto delle Nazioni Unite, quindi un progetto globale. Questo progetto vuole portare l'attenzione su 17 tematiche che sono dei grossi problemi nel mondo. Tra questi, al numero 13 c'è il cambiamento climatico, comunque sia la sostenibilità ambientale. Ce ne rendiamo conto giorno per giorno anche nella vita quotidiana, il fatto che ci sono sempre più eventi estremi da un punto di vista meteorologico. Il cambiamento climatico può anche avere influenze sui nostri viaggi. Basti pensare al fatto che l'innalzamento del livello del mare può portare a scomparire interi arcipelaghi. Questo problema sembra enorme, ma con pochi e semplici gesti possiamo fare molto anche nel nostro piccolo quotidiano. Con questo video quindi io andrò a proporvi tre semplicissimi gesti, tre semplicissime azioni di 6 secondi o meno per cambiare il mondo. Si tratta di piccole gocce che tutte insieme formeranno un mare che quindi aiuteranno questa causa. La prima azione, assolutamente semplicissima e basilare, è quella di spegnere le luci quando si esce da una stanza. Capita spesso anche a me di dimenticarmene perché magari comunque devo tornare in una stanza, però la cosa giusta da fare è quella di perdere un secondo della propria vita e schiacciare l'interruttore per spegnere la luce, in modo tale da risparmiare energia. Sia per il mondo e sia anche qualche soldino sulla bolletta della luce. Secondo consiglio, prima di buttare via qualcosa, provate a pensare se è effettivamente un rifiuto o può avere un riutilizzo. Io per velocizzare un pochino questo processo creativo cerco su Pinterest se c'è magari qualche idea che può tornarmi utile. In questo modo appunto riesco a non buttare via troppe cose e a tenere le cose che possono effettivamente servirmi e evitare degli sprechi e di produrre troppi rifiuti. Basti pensare al tubo delle Pringles che io uso per tenerci dentro gli spaghetti una volta aperto il pacchetto, visto che non voglio che prendano troppa umidità. Ci sono altri mille esempi, quindi quando avete un rifiuto date un'occhiata su Pinterest o provate a pensarci voi, ma vi porterebbe via un pochino più di 6 secondi se potete riutilizzarlo in qualche maniera. Terzo consiglio è quello di non uscire mai quando dovete andare a fare la spesa senza delle borse in tessuto, in modo tale da evitare di dover acquistare una borsa di plastica per contenere tutto quello che vi comprate. Io peraltro sono riuscita a trovare anche un negozio nel mio paese che mi permette di andare a prendere la frutta e la verdura senza dover mettere tutto in un sacchetto di quelli nuovi, biodegradabili. Mi fanno utilizzare la mia borsa e quindi è un risparmio anche dal punto di vista monetario, oltre che per l'ambiente. Quindi mi raccomando, lasciate un like a questo video in modo tale da far vedere a YouTube che vi piace e condividetelo con i vostri amici per farvi sapere che per avere un mondo migliore bastano davvero pochi e semplici gesti. Se avete qualche consiglio di qualche altro gesto da fare in 6 secondi, lasciate un commento qui sotto, magari usando anche l'hashtag LittleByLittle. In descrizione, come vi ho detto, trovate i link ad alcuni dei video che ho trovato io e quelli che trovo un pochino più interessanti, se volete andare a vedere, vi danno altri consigli diversi dai miei. E sempre in descrizione trovate il link a tutti i miei social se mai vorreste seguirmi al di fuori dei miei video settimanali. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!